Ciao a tutti! Questa volta partiamo da Valmareno per andare a Malgamont, passando dal passo di Praderadego. È un giro di 27,8 km per 1170 metri di dislivello. Abbastanza impegnativo perché se la pendenza media è del 7,3%, troveremo diversi tratti con pendenza superiore al 10%. Saremo su asfalto per 9,2 km, su lastricato, in pratica cemento, per 5,3 km e su sterrato per 13,3 km. Partiamo dal parcheggio di Via Madonnetta a Valmareno per andare verso il parcheggio di Piazza dell'Emigrante, dove ci aspettano Enrico e Piercarlo. Usciti dal parcheggio, giriamo a sinistra e imbocchiamo via Brumal, che diventerà poi via Corrin, la quale ci porterà dritti al passo di Praderadego. Questo primo tratto è in salita moderata. Oggi siamo proprio fortunati, la giornata è molto limpida, l'aria è frizzante, per questo immagino che quando saremo più in alto potremo ammirare dei panorami mozzafiato. Superato il ponticello sul torrente Val di Banche, inizia la vera salita. Il primo tratto di 4 km ha 12 tornanti e copre un dislivello di 380 metri, con una pendenza media del 9,5%, quindi è abbastanza impegnativo dal punto di vista dello sforzo muscolare, anche se si ha una bici elettrica come noi. La strada è immersa nella vegetazione, per cui non ci sono molti punti che consentano di osservare il panorama verso valle, ma ci rifaremo più in alto. È una mattinata fresca e si sta benissimo. Enrico ci segnala un capriolo tra gli alberi, ma purtroppo non riusciamo a vederlo. Una breve sosta e si riparte. Ora la pendenza non è più così accentuata. Dopo l'ultimo tornante rimangono poco più di 2 km per arrivare al passo. Il cielo è di un azzurro incredibile.
Ci fermiamo per osservare la pianura, qualche commento sulla visibilità eccezionale e via. Altra sosta per il panorama. Ma che bello di qua, ma che bello di là. Faccio uno scatto improvviso mentre sono distratti. Sembra che li abbia staccati, ma in realtà sono tutte le mie spalle che conversano amabilmente mentre io ho un fiatone così. Comunque, tra un po' ci siamo. Siamo arrivati, ora giriamo a sinistra su strada sterrata che ci porterà tra 3,4 km e 330 metri di dislivello a Malga Canidi. La pendenza media è del 9,7%, ma passeremo diversi tratti cementati con pendenza superiore. Prendendo la strada a destra si scende a Villa di Villa. L'abbiamo fatta in un'uscita precedente e vi assicuro che ci sono pendenze mostruose. Se vi interessa, cliccate sul link in alto. Ecco il primo tratto in cemento. Cemento in genere significa forte pendenza. Guardate che bella rampa. Il video non rende bene l'idea di quanto salga. La batteria mi scende in modo impressionante. Comincio ad avere qualche dubbio che mi basti fino a Malgamont, meta della nostra uscita. Ecco un'altra rampa. Lassù si intravede il pendio falciato. Ormai siamo a Malga Canidi. A destra la strada che porta al rifugio Alboz. Molto impegnativa. Se volete abbiamo il video dell'uscita. E siamo arrivati a Malga Canidi. Enrico ha già tirato fuori il suo drone. Che spettacolo la Valbelluna. Dal drone si vede meglio. Grazie Enrico. La strada per Malgamont. Ok, ripartiamo. Da qui a Malgamont ci sono 3,6 km e circa 150 metri di dislivello. È decisamente una giornata fantastica. Occhio, vacca sulla strada. Qui si va un po' su, un po' giù, di nuovo su,
e così via. Al ritorno prenderemo la strada Boschilunghi sulla sinistra che ci porterà dritti a Valmareno. Ancora poco più di un chilometro e saremo a Malgamont. Altro paio di foto, la laguna veneta si vede benissimo. Ultima rampetta e ci siamo. Malgamont, finalmente. Anche qui c'è una bella vista. La malga e soprattutto i tavoli. Un buon piatto e una birra sono d'obbligo. Dopo esserci rifocillati, è ora di tornare. Enrico è già al bivio. E via, giù per Boschilunghi. Sarà impegnativa? Il fondo non è il massimo. Sassi grossi e sporgenti un po' dappertutto. Strada poco percorsa, evidentemente, molto selvaggia. Qui dovremmo essere a pienezze di Miane, ma non ne sono sicuro perché non ho trovato riferimenti certi. Dovrebbero mancare circa 6 km a Valmareno.
credo che questa strada sia uno spettacolo in qualunque stagione. Quella che sale o quella che scende? Ah, meglio quella che scende. Ormai non dovrebbe mancare molto al paese. Infatti, accompagniamo Enrico e Piercarlo alla loro auto. Ultimi commenti e ci salutiamo. È stato un giro bellissimo, speriamo sia piaciuto anche a voi. Alla prossima!